Ciao care, benvenute in un nuovo video. Allora, voi avete già visto la prima parte in realtà di questo video perché l'ho pubblicato qualche giorno fa, ovvero risistemo tutto il mio armadio. Ma la seconda parte, se così la vogliamo chiamare, anche se in realtà non riguarda l'armadio, ma l'ho fatto sempre lo stesso giorno, ho riorganizzato anche il comò, quindi ho buttato tantissime cose, o comunque ho messo via delle cose, addirittura avevo ancora delle tazze di Natale esposte, perché avendo poco spazio in casa non so mai dove mettere le cose, diciamo, invernali o quando compro qualcosa di nuovo, la cosa vecchia che però non voglio buttare, non so dove metterla. Insomma, quando arriva Natale, non è che prendiamo ogni Natale e buttiamo tutto, lo mettiamo da parte. E nel mio caso, io non so mai dove mettere le cose, diciamo, che levo. Però, come al solito, alla fine torno sempre a casa dei miei e lascio tutto lì. Così loro lo tengono in garage e quando mi serve, comunque all'occorrenza, vado e prendo quello che lascio. Oltre al fatto che avevo delle cose veramente inutili e che non avevano senso, perché non è detto che una cosa deve essere utile, deve essere anche bella, comunque piacere, no? Diciamo che l'arredamento del comò non mi soddisfava più. Quindi ho deciso di riorganizzare e aggiungere, diciamo, delle cosine per rendere il mio comò praticamente la mia postazione. Sapete bene che qui in salone abbiamo la postazione PC, ma quella è di Matteo comunque per il lavoro. Io posso utilizzarla la sera, insomma, quando voglio, quando non serve a lui, però ci sono tutte le sue cose, quindi sinceramente non mi va di occupare spazio con la trousse. Magari poi io sono un po' imbranata, diciamo che mi casca sempre qualcosa quando mi trucco, quindi voglio assolutamente evitare e volevo appunto ricrearmi una postazione tutta mia. La mia idea iniziale era proprio ricreare lì lo studio. Vi ricordate che ve l'avevo parlato, tant'è che vi ho chiesto anche consiglio tempo fa, quando appunto abbiamo fatto la postazione lavoro, se farla in camera da letto oppure farla in salone. Alla fine, vabbè, abbiamo deciso di farla in salone per non levare ulteriore spazio comunque alla camera da letto. E un comò, una cassettiera così alta, quando si ha una camera da letto veramente piccolina, è veramente indispensabile. Quindi abbiamo deciso di fare lo studio di qua, il comò di qua, ma io adesso vi faccio vedere come vado a modificare tutto per rendere il comò anche la mia postazione. Quindi, oltre ad essere super capiente e indispensabile per mettere tutti i nostri vestiti e le nostre cose, l'ho reso anche come la mia postazione make-up e per quando mi riprendo. Comunque vi lascerò qui la prima parte, ve la metto in sovrascrizione sopra questo video, oppure ve la lascio giù nell'info box, almeno potete andare a cliccare, andare a vedere intanto la prima parte e poi magari ritornare di qua. Quindi iniziamo subito, intro! La cosa che andremo a fare adesso è sistemare il comò. Adesso facciamo un attimo un giretto e cerchiamo di capire come sistemare. All'interno del comò, sinceramente, non è che ho fatto grandi cose perché già era tutto organizzato abbastanza bene. Comunque, passiamo alla parte sopra del comò, che tra l'altro ultimamente sto utilizzando come postazione, quindi voglio sistemarla carina. Questo qua è lo specchio che ho comprato da Teddy e che ho già rotto. No, vabbè, sono un danno. Anche questa qua è il portagioie che ho preso da Teddy. Qua ci sono i gioiellini che, diciamo, uso un pochino più spesso nella quotidianità. Questo è l'astuccio di Yamamay che utilizzo come trousse per i trucchi, perché, come ho già detto, mi piace tenere i trucchi dentro l'astuccio, perché a volte mi capita di dovermi truccare fuori casa o comunque di dovermi spostare con tutti i trucchi e sinceramente in questo modo è molto più comodo. Poi qui dentro ci sono un po' di cosine, ad esempio la spazzola di legno, il profumo. Questo è il poggiatelefono che avevo acquistato per la postazione lavoro per Matteo, ma lui non lo utilizza, quindi lo prenderò io e lo utilizzerò qui nella mia postazione. Qui c'è la E che si accende anche. Quindi niente ragazzi, adesso andiamo un po' a sistemare. Qua butto un po' di cose, a parte il peluche che ci sono affezionatissima, che è un regalo di Matteo. Tutte le cose qui sopra spariranno. Allora, la prima cosa che voglio andare a fare è andare a buttare un po' di cose. Infatti ho preso una busta, questa di Stradivarius. Non so se le butterò, però comunque voglio levarle di mezzo, anche perché sinceramente avere delle tazze natalizie sulla mensola in camera da letto non ha senso. Quindi adesso leverò tutto e poi quando sarà Natale vedremo. Allora, vediamo un po' questa. Adesso ve le faccio vedere da vicino, anche se non siamo in tema natalizio. Però guardate quanto sono belle. Queste qua le abbiamo prese quando siamo andati in vacanza in Valle d'Aosta. Siamo andati in Valle d'Aosta 2 o 3 volte, non mi ricordo. È bellissima e sinceramente spero un giorno di ritornare perché è stupenda. Mi piace tanto il mare, però anche la montagna, devo dire che è un posto che mi fa stare proprio bene. Questo invece è il vasetto dei carciofi che io ho lavato accuratamente, ho levato l'etichetta e ho messo all'interno delle pignette. Queste qua sono finte. Carine, però ne riparleremo a Natale. Con la scusa, ovviamente, andiamo anche a dare una bella pulitina. Questa anche l'ho finita, però mi dispiaceva buttarla perché mi piacevano un sacco queste confezioni. Però a parte posso anche tenerle volendo, eh.
Vediamo, vabbè, tanto questa busta, diciamo, non sono di cose da buttare, ma sono da cose intanto da levare di mezzo perché devo sistemare qui il comò. Il box, questo qua è il box, quello a LED con le lettere, lo leviamo di mezzo perché mi ha un po' stancato. Questa qua è la piantina che ho comprato da poco, ma queste qua sono cose che andrò a rimettere. Quindi le vado solo a levare momentaneamente perché devo prima pulire qua tutto il comò. Questo è il calendario invece dei giorni e sono rimasta al 17 febbraio, cioè pensate quanto lo uso. Oggi che giorno è? Aprile, giugno, vediamo la frase di oggi. È curioso che il coraggio fisico sia così comune nel mondo, il coraggio morale così raro. Vabbè, comunque a me questo calendario piace un sacco, il problema è che mi dimentico di sfogliarlo, quindi sono rimasta al 17 febbraio, quindi a caro amico ti scrivo. Questo invece mi è stato regalato da una cara amica di mamma e in realtà questo qua è carino, penso nasca comunque per gli aperitivi, però mi piaceva così tanto che l'ho voluto utilizzare per arredare, ecco, perché è in perfetto stile con la mia casa, bianco e legno. Per andare a pulire le superfici voglio andare a utilizzare questi panni umidi, umidificati, che sono praticamente igienizzanti e senza risciacquo. Tra l'altro è anche un tessuto abbastanza resistente, catturano un sacco la polvere e l'ho presi al Todis. Hanno un profumo buonissimo, però adesso vi racconto una cosa che probabilmente vi farà ridere. Praticamente l'altra sera ero sul divano, è solo che ero un pochino pigra. Quando sono pigra per struccarmi, che faccio? Utilizzo le salviette struccanti, poi quando mi alzo comunque mi vado a lavare il viso, eccetera eccetera, metto la crema, però magari non mi va di andare a prendere il latte detergente, i dischetti, la salvietta è un attimo. Allora chiedo a Matteo, che in quel momento si era alzato, se per favore appunto mi poteva prendere le salviette struccanti. Vabbè, insomma, alla fine lui è arrivato e mi ha portato questo pacchetto. Meno male che mi sono accorta, se no praticamente mi struccavo gli occhi con la candeggina. Quindi meno male perché non lo so io che cavolo succedeva se mi struccavo con queste salviette. Ovviamente queste hanno un profumo molto ma molto più forte rispetto a quelle struccanti, però potete capire magari che la sera uno sta sul divano rilassato, un po' assonnato, magari prende e boom. Invece, quindi poi quando ho letto panni umidificati io mi sono ammazzata le risate, gli ho detto ma scusa, ma che salviette mi hai preso? Lui, ma come, non sono quelle struccanti, sono al bagno. No, queste sono per pulire, non sono per struccarmi. Adesso vabbè che mi trucco, metto il fondotinta, la terra, però insomma neanche addirittura usare quelle detergenti per le superfici, no? Catturano benissimo la polvere, infatti penso anche di riacquistarle. Eccolo qua, ha catturato tantissima polvere. Allora, buttiamolo e iniziamo a decorare insieme il comò. Allora, vediamo un po' da dove posso iniziare. In realtà sono un pochino indecisa, non so se utilizzare il peluche perché in realtà ci sono affezionata, però mi rendo conto che magari a livello di arredamento non è bellissimo da vedere, però sinceramente voglio metterlo comunque, però devo alzare un po' il treppiedi, almeno vedete fino all'ultima mensola in alto. Ecco, così magari vedete un po' meglio. Comunque adesso intanto inizio a posizionarlo, anche perché mi dispiace levarlo di mezzo, quindi se fosse lo metto qui all'angolo dove si nota un pochino di meno e poi ci pensiamo. Iniziamo, io ho questi oggettini. Visto che è la mia postazione, ci sarà lei di Erika. Allora, inizio ad appoggiare un po' le cose e a cercare di capire in che modo posso sistemarle. Allora, la piantina mi piace tantissimo, la voglio mettere qui. Abbiamo la cornicetta nera e io direi di giocare con il nero in questo modo, per diagonale. Quindi la cornicetta, però poi no. Allora, qui la cornice non la voglio mettere perché sennò qui ci sono due cornici attaccate. Quindi la tengo un attimo in sospeso, a meno che io scambi queste due zone, ecco così. Però poi non c'è più gioco col nero per diagonale, perché poi si vada a mettere la cornice qua. No, 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 no ragazza, c'è qualcosa che non va. Ecco così, già mi piace di più. Qui potrei mettere gli anelli, qui abbiamo il contenitore dove metterò tutti i miei elastichetti. Ad esempio qua ne ho uno e lo vado a mettere qui dentro. Ne ho già messi un po', ma in realtà ne ho altri in bagno. Comunque questo lo voglio mettere qua a vista perché mi piace. Comunque sarà tutto un po' bianco e legno, quindi questa cosa mi piace un sacco perché sarà tutto abbinato. Poi qui il portatelefono. Poi questo pettino lo vorrei tenere per gli orologi e i bracciali. Sono entrati tutti un pochino stretti, ma per il momento dai, facciamo che comunque va bene, organizzati in questo modo. E all'interno di questi spazi vado a mettere le mie mollettine, diciamo un po' più particolari, carine, ecco ad esempio questa qui. Nello spazio laterale invece vado a mettere le mollette che utilizzo per truccarmi. Mettiamole qua, ne ho prese due nere e due rosa, ne ho tante però non servono tutte quelle mollette. E qua andiamo a mettere le forcine invece, ecco qua.
Alla fine qui invece di fare anellini argentati e dorati divisi ho messo tutti gli anelli insieme e di qua sto mettendo invece gli orecchini, perché comunque mi serviva uno spazio anche per gli orecchini che utilizzo di più. Tantissimi, devo essere onesta, li ho buttati. Ok, il mio angoletto direi che è ultimato. Qua chiudiamo l'armadio. Che ne pensate? Non è carino? È rinato, dai, rispetto a come era prima è proprio rinato. Adesso vi faccio vedere tutto bene. Cornicetta, peluche che alla fine ho lasciato perché comunque mi piace. Poi qui metterò una nostra foto. Di qua c'è il vasetto che ho comprato recentemente da Teddy con la E, perché questa è la mia postazione. Dentro questo contenitore tutte le varie mollettine, i crunchies. Poi di qua ho messo gli orologi perché comunque vanno per lungo. Metterei anche i bracciali qui, però gli unici che ho che diciamo si aprono così per lungo sono quelli di Pandora e di Marlou che tengo fissi, quindi rimangono al polso. Poi di qua invece ho messo tutti gli anelli, quindi alla fine li ho messi tutti insieme. E di qua gli orecchini. Qui appoggerò il telefono, è comodissimo, questo l'ho preso da Ikea. Ah, tra l'altro c'è ancora l'etichetta, vabbè. Quindi qui è per appoggiare il telefono, per sentire la musica o magari per riprendermi quando voglio condividere con voi il momento su Instagram. E qui lo specchio. Allora, fatemi sapere che cosa ne pensate. Comunque in maniera molto semplice ho voluto sistemare un po' questo angoletto per sfruttarlo il più possibile. Adesso vi starete chiedendo: ma quando ti trucchi in questo angoletto non è un po' troppo buio? Come fai? Ecco, io utilizzo questo qua. Quindi all'occorrenza, quando devo truccarmi, accendo al volo questa luce LED e mi trucco. Ed ecco qua come ho finito. Io sono un sacco soddisfatta, ragazze, perché è venuto su veramente una cosa molto carina. Non vedo l'ora qui. Che è successo? Diciamo che sui scaffali ci sono poche cose, ma comunque carine. Allontano un po' la videocamera. Comunque una cosa che ho aggiunto ma che ancora voi non avete visto è questa luce LED. Questa mi è stata regalata per Natale e devo dire che fino a questo momento non è che io l'abbia usata molto, ma perché probabilmente non avevo ben capito come utilizzarla e soprattutto non sapevo dove poggiarla, perché non è che ha, diciamo, non è che è un treppiedi che ha la possibilità di allungarsi, quindi era un pochino scomodo. E fatemi sapere se vi è piaciuto come ho sistemato il comò in maniera molto semplice, comunque stile un po' nordico industriale, sempre con il nero e il legno e ovviamente il bianco predominante. Spero come al solito di avervi fatto compagnia con i miei video. Lasciatemi un like se così fosse e mi raccomando, se siete nuove, iscrivetevi al canale. Vi aspetto come al solito anche su Instagram per aggiornarci comunque durante le giornate, lì chiacchieriamo anche un sacco nei direct, quindi vi aspetto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!